cari amici, buongiorno. Tutto lo staff del sito pianoconcerto.it vi dà il benvenuto e vi ringrazia veramente per la vostra partecipazione e per tutti i complimenti che ci state facendo per questo nostro modesto lavoro. Oggi andiamo avanti e parleremo della regolazione del pianoforte verticale. Quindi il pianoforte verticale come deve essere regolato? Questo vale anche per il pianoforte a coda, del quale parleremo nel prossimo video. Allora, ci sono naturalmente delle regolazioni standard, si intende secondo le misure e le distanze che ogni casa costruttrice detta al momento dell'acquisto. Poi ci sono alcune regolazioni personalizzate, di cui parleremo subito dopo. Vediamo un po', quindi abbiamo già parlato del movimento, delle parti del pianoforte verticale. I primi controlli che naturalmente dobbiamo fare, ricordate, sono quelli degli attriti, quindi prima di procedere alla regolazione bisogna sempre esigere dal tecnico che controlli un po' tutta la meccanica, la salute, noi diciamo, della meccanica, che non ci siano attriti o giochi o giochi nelle parti feltrate della meccanica, nella prima leva, sappiamo, nelle mortase, oppure perni arrugginiti, cioè, nella seconda leva e nelle forcole, nei perni di centro, che non ci siano pigrizie, che non ci siano troppi attriti che impediscono sia al cavalletto che alla leva di scappamento di muoversi liberamente secondo certe tolleranze. Siamo qua circa 3-5 grammi, qua siamo a 1 grammo, qui ugualmente intorno ai 3 grammi. Così pure controllare che le parti in pelle, specialmente della noce del martello e la pelle del nasetto che si va a parare contro il paramartello, non siano troppo usurate, lavorino bene, che i feltri degli smorzatoi siano efficienti e smorzino bene il suono. Sul forum abbiamo parlato molto spesso di qualche problema con qualche amico, di zirli, di ronzii, che possono essere determinati qualche volta anche dalla cattiva centratura di qualche smorzatoio che si va ad accostare alle corde e provoca uno zirlo, così si dice. Poi controllare anche l'efficienza e il grafitaggio delle molle. Insomma, verificata la salute della nostra meccanica, possiamo procedere alla regolazione. Ricordo nella messa a punto di qualsiasi pianoforte, sia verticale che a coda, ricordo la successione degli interventi. È molto importante partire da questo controllo dello stato di salute degli attriti. Secondo, regolazione. Terzo, accordatura. Quarto, intonazione dei martelli, cioè quello che riguarda la parte finale della messa a punto del suono, del timbro. Perché questo? Ma perché sicuramente la regolazione, vi sembrerà strano, ma influisce su tutto quello che si chiama il tocco, la sensazione che il pianista ha nell'attacco al tasto e al martello. Quindi vediamo, allora, innanzitutto l'affondo del tasto nel pianoforte verticale è quasi sempre intorno ai 10 mm, ogni casa costruttrice dà i valori esatti per la propria marca e per i propri modelli, perché come già detto ogni modello, sia verticale che coda, ha la sua geometria delle parti, ovvero ha le sue distanze tra le parti che vanno rispettate, questo anche quando si sostituisce qualche parte della meccanica. Quindi diciamo, partiamo dall'affondo del tasto in circa 10 mm. Poi dovremo controllare la distanza dal martello alla corda. Vedete che qui c'è un feltro di riposo, no?
e ci può anche, con uno spessore magari qua, ci può far variare la distanza di tutti i martelli dalle corde. In genere questa distanza è intorno ai 4 cm e mezzo, 4,7, 4,3. Vedremo poi che cosa succede aumentando o diminuendo questa distanza. Una volta stabilita la distanza del martello corda, che può essere alterata nel tempo perché magari questo stiletto che vedete si appoggiandosi continuamente al feltro di riposo lo scava e quindi man mano si va a riposare sempre più indietro, no? Una volta stabilita questa distanza procederemo alla regolazione, scusate, alla regolazione di questo chiamato pilota, di questa parte chiamata pilota. Vedete che è avvitata sul tasto e può salire e scendere. Che cosa succede quando noi avvitiamo o svitiamo questa parte? Ecco che tutta la meccanica dal cavalletto in poi sale, lo scappamento spinge su questa noce del martello, e quando suoniamo che cosa succede? Ecco, vediamo adesso una situazione ad esempio anomala. Ecco, vedete, adesso per esempio siamo saliti troppo, il martello vedete che non riposa più sul feltro ma riposa su questa parte, e quindi lo scappamento fa anche fatica a ritornare sotto. Vedete, non è libero di scappare, no? Non è libero di scappare. Quindi dovrà essere regolato in modo che la stina del martello tocchi il feltro di riposo, ma neanche tanto in basso, cioè non deve esserci, vedete, troppo gioco. In questo caso vedete che tutta la parte meccanica si muove, c'è un gioco perché la testa della levetta di scappamento non è più a contatto con la pelle della noce, e quindi il pianista avverte sotto il tasto, se inquadriamo anche il tasto è importante, avverte questo vuoto e avrà difficoltà a suonare attacchi forti, o perlomeno tutta l'energia non sarà trasmessa alla corda. Sembrerà che il pianoforte non abbia quella potenza che il pianista esige. Allora bisogna trovare una via di mezzo. Una via di mezzo è non avere gioco sul tasto. Ecco. Ma far sì che questo scappamento, questa area di scappamento si muova liberamente sotto la noce. Forse ancora un pochino di più, ecco, vedete, non c'è più gioco, no, troppo. Ecco, questa è la regolazione giusta, questa è la seconda regolazione. Un'altra regolazione importante è il momento o il punto, come volete, di allontanamento del martello dalla corda. Questo viene regolato tramite questo bottone, questo è un po' troppo vicino, ecco. Vediamo un po'. Ecco.
essere circa di 2 mm e mezzo, insomma, 3 mm, perché non di un millimetro come sul pianoforte a coda, ma perché spesso sui pianoforti verticali, e qui vorrei aprire una piccola parentesi, troviamo la sordina, che è un feltro che si interpone, che cala con un pedale, mediante un pedale cala e si interpone tra il martello e le corde. Sembra che la sordina sia stata inventata, dico sembra, per non disturbare i vicini di casa, ma in realtà non è così, perché poi le vibrazioni si trasmettono lungo tutta la struttura e i vicini di casa sono ugualmente disturbati. Chi invece non sente nulla è il pianista. Quindi io consiglio sempre di togliere la sordina, se non se ne fa un grande uso, del pianoforte nelle ore particolari del riposo, perché rovina il tocco e nello stesso tempo, ecco, altra cosa, non ci permette di regolare l'allontanamento del martello dalla corda di un millimetro, due millimetri, ma circa di tre, proprio perché quando suoniamo con la sordina il martello si andrebbe ad incastrare tra il feltro, quindi con sordina circa 3 mm, senza sordina 1 mm e mezzo, 2, quindi abbiamo la meccanica più pronta, un attacco più pronto. Ovviamente dopo che il martello, abbiamo detto, ha colpito la corda, anche nel pianissimo, vedete, ritorna indietro e viene parato dal paramartello. Questa misura in genere, ecco, operiamo adesso così a mano, deve essere circa di in genere di un centimetro e mezzo. Vedete? Ribatte adesso molto bene. La cinghietta anche deve essere tirata, ma non troppo. Una buona regolazione della cinghietta, qui non vediamo perché non abbiamo tutta la meccanica, il pianoforte e i pedali, si ha quando spingendo il pedale del piano non viene questo cavalletto non si alza. Ecco, è un po' difficile adesso farlo vedere, ma dobbiamo forse farlo vedere sul pianoforte direttamente. Vabbè. Quindi affidiamo al tecnico poi tutte le regolazioni affinate. Noi dobbiamo sapere adesso queste regolazioni, e questo è molto importante, qui sta la novità, sapere come pianisti a quale sensazione corrisponde. Questo perché? Perché al pianoforte che dobbiamo provare, chiuso, dobbiamo subito determinare e correlare le nostre sensazioni e le nostre insoddisfazioni alle richieste che dobbiamo fare al nostro tecnico accordatore. Allora, è evidente che se questa, la prima regolazione, è molto abbondante, vedete che tutto suona male, è difficilissimo suonare, troppa corsa del martello, quindi questa deve essere adeguata. La seconda regolazione, abbiamo detto, è quella della distanza martello-corda. Ora, un martello che è molto distante dalle corde ha una capacità di attacco maggiore, ma nel ribattuto il pianista ha più difficoltà. Quindi sentire una difficoltà sul pianoforte verticale nel ribattuto può dipendere anche da altre cose, ma soprattutto dalla distanza martello-corda. Se il pianista invece non riesce a fare il pianissimo probabilmente dipende, ecco, dalla terza regolazione, cioè dal punto in cui viene regolata il momento di scappamento. Se io sono molto distante dalla corda, non riuscirò a suonare il pianissimo. Quindi il martello deve scappare
dalla corda a una distanza circa, abbiamo detto, massimo di 2 mm, 3 mm se c'è la sordina. Anche il punto di parata agisce sulla ripetizione, e quindi se il punto di parata è molto distante, vedete come il martello comincia a saltare, vedete come è libero, nel suo, vedete? Non è governato, non è parato, non è fermato, mentre invece se abbiamo una parata troppo vicina al martello, la stessa cosa, ci sarà una confusione, ma soprattutto il martello vibrerà addosso alla corda. Una parata giusta, ecco, ci permette una buonissima governabilità del martello. Così anche la forza delle molle, non deve essere eccessiva la forza della molla che fa tornare indietro lo smorzatoio, e anche la molla che vedete, ecco, vedete quanto è importante la molla della noce del martello, vedete, torna indietro da solo, invece con la molla inserita, ecco, il martello torna indietro verso la parata molto più facilmente. Quindi se vogliamo fare una regolazione per esempio personalizzata, beh, potremmo un pochino alterare la distanza martello-corda, potremmo un pochino arretrare il punto di scappamento, faremo più fatica a fare il pianissimo, però sarà una tastiera meno sensibile ma più solida, che ci richiederà un pochino più energia. Va bene, quindi per ora io mi fermerei qui e aprirei le domande, come ripeto, al nostro forum, che vi ricordo è sempre aperto, e vorrei che voi ci poneste delle domande e dei casi particolari. Quindi vi ricordo il nostro sito pianoconcerto.it e vi invito ancora, vi ringrazio per i grandissimi complimenti che ci fate, ma vi invito ancora a iscrivervi al nostro forum per dibattere nelle varie sezioni. La grande novità che speriamo di poter attuare è quella di poter aprire tanto una volta o due a settimana una videoconferenza serale, nelle quali potremo veramente incontrarci in tempo reale e parlare di alcune problematiche. Credo che sia molto interessante e soprattutto una grande novità che in un forum non è stata mai fatta. Quindi vi ringraziamo e nel prossimo video parleremo della regolazione del pianoforte a coda, perché abbiamo soltanto parlato delle parti del pianoforte a coda, abbiamo confrontato la funzione delle parti tra pianoforte a coda e pianoforte verticale. Ora parleremo nel prossimo video della regolazione del pianoforte a coda, sia standard che personalizzata, e potremo cominciare poi a confrontarci appunto sulle differenze di prestazioni tra le due meccaniche. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie.